È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 34. Dave sfiorò con le dita la busta all'interno della quale vi erano i documenti con i dati di James Collins. I soldi che Tiana aveva legato ad essi li aveva dati a Luxia, che li teneva nella tasca della tuta. Il tempo passava, ma Lux non gli chiedeva nulla su quello che aveva scoperto, e lui credeva di aver trovato un intero mondo davanti a sé. James Collins era un personaggio davvero interessante, e rispetto agli esperimenti, i villains, così come erano chiamati ai tempi i ragazzi, avevano commesso davvero dei crimini, chi di poca importanza e chi così brutali da lasciare il segno. James Collins era uno di quelli che era stato mandato al Millennium solo per qualche rapina in alcuni market di periferia, ma era stato segnato come pericoloso nella sua categoria, ladro. Dave dovette dedurre che il Millennium non era un ospedale psichiatrico, ma bensì un riformatorio. E questo spiegava perché i ragazzi come James erano stati rinchiusi lì dentro. Aprì per l'ennesima volta il fascicolo e fece scorrere gli occhi sui dati informativi dell'uomo, per lo più sullo stato civile. Era nubile, ma con due figli. Inoltre aveva trovato delle foto recenti dell'uomo in compagnia di una giovane donna e per quanto cercasse di credere che il figlio fosse stato dato alla luce dalla ragazza, non ci riusciva. Lux teneva il viso poggiato su una mano, come per sostenersi dalla guida spericolata di Azzura. Ma lo alzò quando sentì la mano di Dave scuotere la spalla. «Sei figlia unica?» chiese. Ma continuò subito dopo. «Intendo, hai un fratello a casa?» specificò guardandola. «Se lo avessi sarebbe qui con noi, come lo è Elise», disse mettendosi con la schiena dritta. Gli occhi si posarono per qualche istante sui documenti, ma costrinse se stessa a non sbirciare troppo. «Perché?» chiese poi inarcando un sopracciglio. «Stavo leggendo i documenti di James, stato civile, gruppo sanguigno e roba simile», disse passandole la cartella con all'interno le informazioni. «E non ho potuto fare a meno di notare che oltre ad essere segnato come padre, c'è scritto che i figli sono due, un maschio e una femmina. Non è sposato, ma ci sono delle sue foto con una biondina che potrà avere solo qualche anno più di noi. Non penso che il figlio sia loro. La domanda mi sorge spontanea dunque. E se il figlio di James fosse qualcuno degli esperimenti?» Lux sentì la voce di Dave farsi sempre più lontana, mentre cercava di mettere a fuoco ogni singola informazione e di collegare il tutto alle parole che stava leggendo tra i documenti. «Potrebbe anche aver avuto un figlio con quella lì», disse sfiorando una delle fotografie che ritraeva di spalle James con la ragazza di cui aveva sentito parlare poco prima, più bassa e mingherlina di lui. «Ma se è come dici tu, potrebbe essere chiunque», mormorò. E inevitabilmente il suo sguardo cade su Harry, intento a giocare con una delle provette contenenti chissà quale codice. Ma non ci volle molto prima che Will gli strappasse la sostanza dalle mani. «Sarebbe davvero il colmo se fosse lui», disse Dave seguendo lo sguardo di Lux. Cercò di non lasciarsi sfuggire un tono divertito, ma non gli riuscì. «O magari potrebbe essere Luis, il che ti mette in una posizione davvero orribile». Lo sguardo truce di Lux lo investì facendogli togliere quel sorrisetto divertito dal viso. Poi gli sbatté i documenti sulle cosce liberandosene e sentendosi finalmente più leggera, quasi come se la cartella pesasse quanto un masso. «Simpatico», disse storcendo le labbra in una smorfia. Will nel frattempo riportò la provetta nel carrello apposito che si trovava nel veicolo e per poco non cadeva durante una delle manovre spericolate della ragazza. «Se dobbiamo morire, possiamo almeno farlo a pancia piena? Sto letteralmente svenendo dalla fame», disse lasciandosi cadere su Harry, che per risposta si lasciò sfuggire un gemito di dolore. «E il mio amico qui sotto la pensa allo stesso modo», continuò Will circondando il collo del riccio con le braccia, guadagnandosi uno sguardo confuso da parte di tutti, persino di Azzurra alla guida. «Oh, parlo di Harry, tanto per essere chiari». Azzurra nelle ore successive suggerì di fermarsi per prendere del cibo,
ma per via delle loro tute avrebbero destato l'attenzione di più persone e mettersi in mostra non era di certo il caso. Dunque ci andò Elise e comprò così tanti panini all'hamburger da poter sfamare più di 20 persone e nel frattempo ne approfittarono per fare benzina. Buona parte dei panini furono divorati da Will e adesso il ragazzo era tornato a stare in silenzio senza lamentarsi o fare battute che avrebbero messo alla prova il buon senso di Harry. Elise forse era quella che aveva mangiato meno di tutti. Il suo stomaco era impegnato a contenere l'orribile ansia che le si era creata dopo le numerose telefonate dei suoi genitori e i messaggi disperati di Freya che le chiedevano un qualsiasi segno di vita. Ma come faceva a dirle che l'unico ragazzo che aveva amato nella sua vita era vivo e che adesso lei era con lui? Scappare dalla sua routine quotidiana e ritornare a quella di un anno fa, seppur con qualche piccola differenza, la faceva sentire disperatamente viva. Come se tutte le ferite si fossero improvvisamente rimarginate. Lux, dal canto suo, si chiedeva se le parole di Elise fossero sincere. Se lei avesse veramente smesso di preoccuparsi e di poter stare al fianco di Harry, così come sembrava giusto. Ma ciò che più la preoccupava al momento era la casa tutta color marrone chiaro dove Azzurra stava accostando. «Siamo arrivati», disse quest'ultima slacciando la cintura e scendendo per prima dal furgone, sgranchiandosi le gambe. Gli ultimi raggi di sole le scaldarono le guance, per poi sparire tra le nuvole grigie e rosa, lasciando al cielo gli ultimi attimi di luce. Scesero anche gli altri. Si trovavano in una grande via colma di case di colori sgargianti e stravaganti. Ma quella dove si trovavano loro era quella messa peggio. Il recinto che divideva la strada dal cortile sembrava essere stato divorato da un animale, presumibilmente un cane di grossa taglia. Le stesse assi che tenevano sulle finestre della casa sembravano malandate e uno spiraglio di luce proveniva dalla finestra, ma le tende viola impedivano un qualsiasi tipo di visuale. La porta, colma di chiazze di colore bianco, a contrasto con il colore naturale del legno. Lux sentì un nodo indissolubile alla gola, una sensazione completamente diversa rispetto a quella che aveva avuto quando si era ritrovato a casa sua. Questa non era casa. Niente di tutto quello che gli stava attorno sapeva di casa. Ma andarono avanti, con a capo la stessa ragazza affiancata da Elise, che per farle forza le teneva stretta la mano. Oltrepassarono il recinto, cercando di non danneggiarlo di più, e poi bussò tre volte alla porta, battendo le nocche contro il legno. La porta si aprì poco dopo, rivelando la figura di un uomo di circa 30 anni. Capelli scuri, scompigliati e lunghi fino alla mascella. Occhi scuri quanto i capelli e una leggera barba ad adornare il viso con un paio di baffi ben curati. Le labbra si stesero in un sorriso come per accogliere i ragazzi. Sul ponte del naso gli occhiali da vista a dargli forse un'aria più giovane. «James Collins?» osò Lux stringendo la mano di Elise e improvvisamente il sorriso dell'uomo sparì così come era venuto. «Chi vi ha mandati?» disse. Il tono di voce era duro quasi come quello dei dipendenti di Redwood. «Ho già detto che quel nome non mi appartiene più. Voi giornalisti dovreste stare alla larga, o potreste ritrovarvi una denuncia, e questa volta sono serio», li informò. Ma più li guardava, meno davano l'aria di giornalisti, e a confermare il tutto c'erano le tute con sopra i loro nomi, o meglio, i numeri. Quel particolare fece schiudere le labbra di James. «Siamo gli esperimenti», disse Lux cercando di non far notare il tremore della sua voce. Ma dietro di lei c'erano i suoi amici forse più agitati di quanto lo fosse lei. «Sono tua figlia», disse questa volta raddrizzando le spalle e acquistando una finta sicurezza che non avrebbe fatto cedere nessuno. James rimase immobile a fissarla. Si perse nell'immensità di marrone e verde che vi era nelle sue iridi e nelle folte ciglia che sembravano avere in comune. «Entrate», ordinò loro spostandosi di fretta dall'entrata e facendo loro spazio. E i ragazzi non se lo fecero ripetere. Entrarono e iniziarono a guardarsi intorno. Più che una casa sembrava uno chalet. Le pareti erano in legno scuro e solo il lampadario posto al centro di quello che sembrava il salotto riusciva ad illuminare la stanza. «Vi hanno seguiti?» disse mettendosi a togliere le lenzuola dal divano e alcuni vestiti sparsi in terra. «Avete tolto il chip?» balbettò mentre infilava tutte quelle cose in una piccola stanza che doveva essere, secondo Will, uno sgabuzzino,
o forse l'armadio di Narnia. Per sicurezza avrebbe dato un'occhiata dopo. Dave corrugò la fronte. Chip? Chiese confuso. Azzurra gli stava vicino, ma non abbastanza da farlo sentire bene. Harry sembra invece non esserne sorpreso. Ha senso. È così che controllavano le morti, attraverso dei chip, disse portandosi una mano sulla fronte, maledicendosi per non averci pensato prima. Possono rintracciarci con il chip? Chiese guardando James. Spero di no, ragazzo, altrimenti avremmo perso in partenza, disse avvicinandosi a Lux. Girati, le ordinò, e la ragazza lo fece, lasciando la mano di Elise. Ma solo quando eseguì l'ordine capì di essersi fidata troppo in fretta dell'uomo, senza pensare che magari fosse solo una trappola di Eva e che il tutto fosse stato programmato. James le spostò i lunghi capelli su una spalla e iniziò a tastarle la nuca, e quando sentì sotto i polpastrelli qualcosa che aveva la forma di un piccolo rettangolo, si munì di coltellino da tasca e le fece una piccola incisione facendole stringere gli occhi per il lieve dolore. Sempre con il coltellino fece uscire il chip di colore verde e sporco di sangue. Lo spezzò tra le dita con un solo gesto. Chi è il prossimo?